Sì, buon pomeriggio Gabriella, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Hai detto bene, un luogo dove non c'è umanità, l'umanità in qualche modo si è fermata. Non so come descrivere proprio l'atrocità di quello che abbiamo visto. Ci proviamo con questo collegamento. Innanzitutto, diciamo che noi siamo a pochi chilometri da Kiev, ci siamo messi di fronte a questo ponte distrutto. È un ponte, come dire, emblematico perché alla nostra sinistra c'è Bucha, luogo dove i russi hanno commesso delle nefandezze enormi. Alla nostra destra invece c'è Kiev, che è poco distante, pochi chilometri da qui. Le forze russe sono arrivate fino a Bucha e la resistenza ucraina ha buttato giù questo viadotto, questo ponte, proprio per impedire, per rallentare l'avanzata. Ed è quello che fortunatamente è accaduto, cioè i russi non sono riusciti ad entrare all'interno della capitale ucraina. Oggi insieme all'operatore Daniele Di Francesco siamo entrati prima ad Irpin e poi a Bucha. Che cosa abbiamo visto? Cose che Gabriella abbiamo studiato sui libri di storia, rivederli qui nel 2022 fa davvero impressione. C'era una fossa comune vicino ad una chiesa ortodossa, dove sono stati ammassati centinaia di corpi. Fortunatamente nelle ultime settimane questi cadaveri sono stati riesumati, hanno ricevuto degna sepoltura, ma il problema è che molti di questi corpi senza vita non hanno un'identità perché sono stati bruciati. Bucha e Irpin sono dei villaggi sostanzialmente fantasma, non c'è po pochissimi abitanti. In questo momento, da quello che abbiamo visto, veramente i russi hanno messo in piedi, forse uso una parola grossa, ma non ne trovo altre per raccontare quello che abbiamo visto, un'opera di terrorismo, perché bombardare farmacie, centri commerciali, scuole, non trovo altre parole. C'è un centro commerciale proprio a Bucha, dove all'interno di questo centro commerciale molto grande non c'è nulla, non c'è assolutamente, totalmente vuoto. I russi prima l'hanno saccheggiato e poi l'hanno bombardato e dato alle fiamme. Questo dà un po' l'idea di quello che è accaduto a Bucha. Abbiamo incontrato persone che ci hanno detto che in quei giorni dell'occupazione russa era vietato rimuovere i cadaveri dalle strade, non c'era acqua, non c'era gas, non c'era luce, non c'era internet, anche gli animali erano affamati e qualcuno di questi animali ha mangiato, si è nutrito con i corpi lasciati sul ciglio della strada. Questo era Bucha. L'immagine che più ci ha colpito è una signora anziana che cercava di piantare oggi dei fiori come segno di speranza, perché qui, come tutti, ci auguriamo, che torni la vita. Certo, non sarà semplice rimarginare le ferite non soltanto fisiche, ma anche morali, perché ecco, vedere una scuola totalmente rasa al suolo fa veramente impressioni, palazzi abitati da civili bombardati, ma anche nei piccoli villaggi, su 10 case una è stata bombardata e l'altra no, quindi dà proprio la sensazione, l'impressione di missili lanciati a casaccio, semplicemente per spaventare, per terrorizzare la popolazione e farla scappare via. Poco lontano di qui c'è un seminario cattolico a Vorozel. Siamo entrati in questo seminario, oggi deserto, c'è soltanto il rettore, che è rimasto veramente come il capitano di una nave che non abbandona la nave, è solo. E anche quel seminario è stato bombardato. I russi sono entrati nel seminario, hanno distrutto le porte, le hanno sfondate, hanno rubato tutto quello che potevano rubare, anche i piatti, le stoviglie, le pentole, hanno rubato tutte le aspirapolveri, hanno rubato le lavatrici. Veramente scene. Hanno saccheggiato tutto quello che potevano. Io non so se il termine giuridico corretto sia crimini di guerra, ma certo è una lesione ai valori dell'uomo, ai valori fondamentali, perché non,
si va oltre quello che è un conflitto, qui si va proprio all'umiliazione, al tentativo di umiliazione di un popolo. Questo è quello a cui noi abbiamo visto. E questo ponte, dicevo, è l'emblema della resistenza ucraina, perché da questo ponte non sono passati i russi. Qui i russi non sono passati e oggi l'Ucraina, il governo ucraino sta cercando di ricostruirlo. Bisogna innanzitutto rimuovere le macerie per consentire a che Bucha, appunto, riprenda vita, Irpin riprenda vita. Questo è un po' il nostro racconto oggi, che faremo anche nel telegiornale. E il racconto è reso possibile attraverso le immagini dolorose girate dal collega Daniele Di Francesco.